La puntata di Senza Bavaglio vuole fare un po' il quadro della situazione politica in Italia. Probabilmente a marzo c'è chi vorrebbe slittare di 2 mesi a maggio, ma marzo o maggio 2018 che sia, si rinnoveranno i 2 rami del Parlamento, Camera e Senato. Vediamo un po' i partiti come si stanno muovendo, le coalizioni meglio. C'è una polemica, c'è un vespaio di situazioni all'interno delle coalizioni stesse davvero incredibile, pazzesco. Beh, è chiaro che è iniziata la lotta alla poltrona, alle poltrone, anche se poi vedete alla fine la stessa legge elettorale, il Rosatellum, che è un qualcosa di ridicolo, che contempla ancora una volta i nominati, forse un sistema che è stato studiato apposta per creare l'ingovernabilità, per non far sì che dall'esito delle urne esca un vincitore assoluto, certo, determinato, e invece si vuole aprire a tutti i costi il fronte alle larghe intese, alla mucchiata, al minestrone, alla miscellanea, perché poi ovviamente in questo modo si cerca di accontentare tutti. Su questo devo dare atto che il Movimento 5 Stelle ha ragione, ma ora analizzeremo anche i limiti del Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda il centrodestra, partiamo dal centrodestra. Beh, un fatto è sicuro: abbiamo un tridente, Berlusconi per Forza Italia, Salvini per la Lega Nord e la Meloni per appunto l'ala, diciamo, dei Fratelli d'Italia, l'ala di destra. Ma forse in tutto questo, in questo momento Fini, ma ormai parliamo di storia remota, si starà mangiando le mani. Avesse atteso un po', poteva essere lui il leader, vero e proprio del centrodestra. Ma chiaramente questa presenza ingombrante di Berlusconi, una presenza che sembra non avere mai fine, chiaramente blocca anche la stessa crescita del centrodestra, perché non ha un leader. Salvini secondo me non lo è, troppo estremista, idem la Meloni. Berlusconi è appunto incandidabile, è ineleggibile, ecco, meglio ineleggibile, e quindi in questo modo non si crea una nuova figura del centrodestra. È come se Berlusconi, che pure ha una età avanzata, che pure ha i suoi guai giudiziari, quasi rappresenta un tappo a questo centrodestra che non riesce ad avere un proprio leader. Ma alla fortuna il centrodestra di avere un centrosinistra che è vittima di Renzi, e Renzi stesso secondo me sta portando allo sbando e allo sfascio il centrosinistra per il suo assolutismo. E poi c'è un Movimento 5 Stelle che, diciamoci la verità, tanta buona volontà da parte degli aficionados, da parte degli iscritti, dei militanti, degli stessi parlamentari, ma c'è una dittatura da parte di il duo Grillo-Casaleggio. E poi chiaramente abbiamo visto anche il Movimento 5 Stelle che, quando è stato mandato a governare, vedete il caso di Roma, incapacità assoluta, la Raggi è qualcosa di mostruoso dal punto di vista amministrativo, errori su errori a raffica, non parlo delle grandi giudiziarie, ma proprio dell'incapacità. L'Appendino, che pure sembrava così qualcosa di meglio, non è in grado di si è visto nell'episodio di Piazza San Carlo a Torino durante la finale di Champions League. Io ero presente lì con Top Planet e avete visto che cosa, come gestisce l'ordine pubblico, la sicurezza, dilettanti allo sbaraglio. I 5 Stelle hanno tanta buona volontà, però poi alla fine sono come una carovana di Boy Scout, tanta buona volontà, ma poi alla fine, quando devono governare, non sono all'altezza. Anzi, forse non vogliono governare, perché vedete, il caso della Sicilia è molto significativo, è emblematico. Per pochi punti percentuali i 5 Stelle non governano e hanno fatto vincere le vecchie cariatidi del centrodestra.
ma volutamente forse non vogliono fare alleanze, perché sanno che quando vanno a governare non sono all'altezza e quindi preferiscono fare l'eterna, come dire, opposizione. Sanno benissimo che al 40% a livello nazionale autonomamente non andranno mai, non ce la faranno mai. Forse preferiscono questa perenne opposizione, un po' come faceva Pannella, ricordate i radicali, il partito del no a tutti i costi. I 5 Stelle, abbiamo parlato. Ora passiamo al centrosinistra. Dicevo, un centrosinistra che è incredibile, Renzi oramai è l'elemento, come all'inizio è partito bene, prima ancora che diventasse segretario, era il rottamatore, era la figura nuova, simpatica, poi ha assunto una tale presunzione, una tale, in tanti comportamenti si nota una sicumera proprio da parte di Renzi, che ha spaccato, ha voluto annientare il resto della coalizione. Ora si rende conto che ha bisogno dei cespugli, ha bisogno dei partitini che pure hanno percentuale da prefisso telefonico, penso ai Verdi, penso a Possibile, penso ad altri, e magari sta cercando di raccattare tutte queste forze per avere quei 3-4 punti percentuali in più. E allora ha mandato, per esempio, avete visto, in avanscoperta, in missione Fassino. Che brutta fine che ha fatto Renzi. Penso che le prossime elezioni decreteranno la fine politica di Renzi, un leader giovane che morirà politicamente prematuramente, ma d'altronde l'ha voluto lui. Aveva una Ferrari e ha saputo schiantarsi, forse ha voluto schiantarsi. C'è poi un centro, c'è poi la sinistra, chiamiamola sinistra, penso a MDP di D'Alema, penso a Possibile di Pippo Civati, penso a Sinistra Italiana di Vendola e di Fratoianni. Ecco, questo cartello dovrebbe costituire una sinistra autonoma, ovviamente antitetica a Renzi. Renzi, come detto, il PD ha cercato in ogni caso, in ogni modo, di gettare delle ancore, di lanciare qualcosa per attirare queste forze politiche, puntando sullo ius soli, puntando su misure fiscali relative appunto a favorire le classi sociali deboli. Però giustamente Renzi si sente dire: ma tu sei colui il quale appunto ha assassinato, non l'articolo 18, e quindi sarà difficile ricostruire o riuscire ad ottenere nuovamente il consenso di queste forze politiche. Poi, al di là di tutto, certo, queste devono superare il 3%, cosa non facile per il listino proporzionale, però al di là di tutto c'è la volontà di D'Alema, MDP, che a tutti i costi non vuole allearsi col centro-sinistra, assolutamente no, perché l'obiettivo di D'Alema è levarsi i sassolini, togliersi i sassolini dalla scarpa, far cadere, far morire Renzi. Poi D'Alema la sua vita, la sua carriera politica l'ha fatta, però dice: io magari riesco a rientrare in Parlamento e il mio obiettivo è aver fatto perdere Renzi. Quindi credo che questo gruppo, MDP Possibile e Sinistra Italiana, rimarrà a parte nella speranza di raggiungere il 3%. E poi c'è Pisapia con la sua formazione politica, campo progressista, che non sa dove andare, o meglio sa, ma sta giocando per me in maniera sporca dal punto di vista politico, perché prima voleva creare una nuova sinistra, poi si allea, poi fa vedere una forte vicinanza con il resto del centrosinistra, poi si distacca. Forse Pisapia sta alzando il prezzo. E poi ci sono formazioni minori come i Verdi, poi ne parleremo approfonditamente dei Verdi di Bonelli, che dovrebbero rientrare in questo calderone vicino a una realtà europeista e comunque alleata con il PD.
un po' come vorrebbe fare Pisapia, perché poi a Pisapia i Verdi danno dei collegi o fanno un patto di desistenza. In ogni caso, l'importante per loro poi è entrare in Parlamento. Ecco perché la posizione di Pisapia è molto, ma molto, come dire, flessibile a seconda della convenienza rispetto a una linea dura e pura della sinistra-sinistra, così io chiamo MDP, possibile, e sinistra italiana. Beh, avete visto poi un Renzi in difficoltà, ha cercato di lanciare delle esche attraverso Fassino, attraverso Veltroni, qualche tentativo con Prodi, ma questa è l'Italia. Chi votare? Boh, chi lo sa. Certamente non le vecchie cariatidi della politica, per non parlare poi di un sistema elettorale Rosatellum che, dicevo, ti prevede i collegi uninominali in cui c'hai un candidato, cioè il candidato X, e devo votare il candidato X, non ho la possibilità di scelta. Il PD candida Michele Pelillo a Taranto, dico per dire, nell'uninominale. Chi non sopporta Michele Pelillo, gli dicono politicamente, la legge è quella, se vuoi voti Pelillo, non hai altra scelta. Per non parlare poi del proporzionale, dove c'hai il listino bloccato, dove c'hai quelle 4-5 unità, quei 4-5 nomi che ti vengono già preimposti nell'ordine. È democrazia questa? E allora, per concludere, non lamentiamoci del fatto che tantissima gente poi si rompe le scatole e non va a votare. L'astensionismo lo stanno determinando i nostri legislatori. Approfondiremo questi temi politici. C'è tutto il tempo e la volontà. Alla prossima. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.